E ben ritrovati nell'arte di Romì. Un ciao da Michela e da Roberto. E allora quest'oggi ci ritroveremo nel mondo Disney. Per chi l'ha visto, noi abbiamo fatto durante il periodo tra l'8 dicembre e il 25, abbiamo fatto il nostro presepe originale diverso disneyano. E quindi lui è uno dei personaggi che abbiamo incontrato proprio durante il nostro presepe. Andiamo a strofinare, mi verrebbe durante lo strofinamento di cantare una canzone tipo Stia con noi, qui con noi, ma ve la risparmio. E allora andiamo a vedere il personaggio di oggi, è il bellissimo Lumière. Lumière è il personaggio della Bella e la Bestia, ma come ogni volta, questo intanto premetto è un tutorial semplice, quindi come ogni volta vado ad elencare sia i colori che i pennelli utilizzati in modo che potete prendere tutto il materiale e poi mettere play al video e partire con il tutorial. Allora andiamo a vederli insieme. Allora ho utilizzato il pennello, quello sottile di cui spesso vi parlo, che è il pennello della Nail Art, che è proprio sottile perché ha veramente, penso, 10 peletti per setola, praticamente 10 setole. Poi abbiamo il pennellino numero 1 punta tonda, eccolo qui che lo conoscete benissimo, il pennellino numero 4 sempre punta tonda, eccolo qui, e poi lingua di gatto, quello da 1 centimetro, e poi i nostri sfumini, grande, piccolo, medio, diciamo piccolo in linea generale, però meglio averne due perché magari uno sarà umido e uno sarà completamente asciutto. Mentre per quanto riguarda i colori utilizzati, diciamo che il disegno è stato realizzato con il colore marrone perché comunque Lumière è comunque con i toni del giallo, quindi avremo sicuramente il marrone, pochissimo nero soltanto per gli occhietti, il bianco, il giallo nelle varie sfumature, quindi che andrò a schiarire o scurire a seconda di quello che sto facendo, e poi un color crema che lo ottengo, se non ho tutti i colori, lo ottengo con un giallo primario leggermente schiarito con il bianco, quindi viene un giallino crema chantilly, proprio una cosa molto sottile, e che è più o meno anche il colore della cera. E poi andrò a fare delle sfumature anche con un po' di grigio, e poi il marrone un pochino più scuro, il marrone un po' più biscotto, e anche questo lo vado a scurire, a schiarire a seconda di quello che sto facendo, e basta. Questi sono i colori utilizzati. E allora piano piano andiamo a vedere il tutorial, e quindi vi aiuto passo passo a realizzare Lumière. Allora, la prima cosa che sono andata a realizzare chiaramente è tutta la struttura, utilizzando appunto, come vi dicevo, il pennellino, quello da Nail Art, quindi sottile, vedete il tratto viene veramente fine. In questo momento sto nient'altro che realizzando proprio tutta la struttura di Lumière, escluse la parte della cera, dove c'è la cera. Quindi questa è la parte, diciamo, facciamo il busto, e questa è la parte sotto, un po' si può dire il tronco delle gambe, eccetera. Inutile dirvi che è molto semplice, come vedete è molto tondeggiante, quindi diciamo la panciotta, anche la parte sotto è tondeggiante, quindi siamo molto molto morbidi anche con il pennello. Mi raccomando, tenete a portata di mano le salvettine imbevute, perché è possibile che nella realizzazione soprattutto della struttura di Lumière magari dovete cancellare, ma non c'è problema, noi cancelliamo, lo rifacciamo, ma questo veramente è un tutorial molto 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 facile. Adesso con un pennellino a lingua di gatto io sto appunto creando, con un giallino sbiadito, sto creando la parte della cera, quella che farà poi da faccione, ecco, e poi nei candelabri laterali.
quelle che sono le mani. Adesso con uno sfumino, prima con il giallino chiaro e poi con il giallo intenso, ho creato già l'alone della candela accesa e poi l'ho sfumato con uno sfumino asciutto. Dopodiché ho ripreso in mano subito il pennellino da nail art, perché a questo punto vado a creare proprio tutta la struttura della parte della cera. Quindi mettiamo una parte colata davanti al viso, e qui ecco, sto facendo il nasone, che non è proprio un nasino alla francese, nonostante lui lo sia, ma è un bel nasone, e dove poi andrò a mettere anche il sorriso, le guanciotte, ecco, vedete lo zigomo fatto laterale. Tutto questo, mi raccomando, lavorate bene con il pennellino sottile. Come vedete, io poggio sempre il mignolino, lo ripeterò forse centinaia di volte, perché il mignolino vi dà la stabilità soprattutto in questi tratti che sono minuziosi, che sono piccolini. Quindi con il mignolino poggiato vi aiutate molto. Adesso con un pennellino sporco di bianco, e quindi non sarà un bianco puro perché c'è sotto il giallo, vado a creare e a dare un po' luce alla cera, quella che è ancora, diciamo, semiliquida, quindi quella che sta colando, e lo faccio per tutte e tre le parti in cera. Ecco, vedete, adesso invece con il bianco puro vado a colorare gli occhietti all'interno, aspetto che l'occhietto si asciughi per poi fare la pupilla. Nel frattempo mi dedico alla parte del busto, diciamo così, dove andrò a passare un giallo un po' più scuro, quindi lo sporcherò magari poco con il rosso, in modo che mi diventa un po' più rosso. Eccolo lì, vedete, con il marroncino vado a cercare di creare un po' di ombreggiatura. Chiaramente è un cartone animato, quindi possiamo anche non stare proprio attenti alla luce, anche perché abbiamo, se dovessimo fare proprio una cosa reale, abbiamo la luce della candela, quindi non è proprio facile. Poi lo studio della luce della candela lo faremo con calma, perché non è una luce fissa, chiaramente. Quindi vado a dare un po' di ombreggiature, anche vedete nella parte sotto, con il bianco schiarisco magari la parte del pancione in modo che sembra bello rotondo, e anche la parte delle braccia. Piano piano, ecco, vado a creare un po' di chiaroscuri. Ecco qui, continuo ancora a colorare. Mi raccomando, prendete, raccogliete bene il colore. Questo lo sto facendo con il pennellino numero 4, però lavorando solo con la punta, vedete, cerco di non andare proprio di piatto con tutta la setola, altrimenti magari rischio di uscire fuori dai bordi. Ecco qui, adesso sto passando leggermente un pochino il pennello sporco di grigio, grigio una puntina di nero, un pochino di bianco, in modo che do anche un'ombreggiatura alla cera proprio del candelabro. Ecco, potete, poi ogni tanto riprendo anche il pennellino quello sottile. Piano piano dovete imparare anche a scambiare, quindi non è che faccio adesso, ho solo il pennellino sottile e quindi faccio tutte le cose sottili, no, perché magari devo aspettare che si asciuga una parte, quindi nel frattempo io faccio un'altra parte e quindi cambio velocemente il pennellino. Ecco qui, adesso mi vado a creare, diciamo, un po' di contorni per rinforzare la struttura del candelabro, che chiaramente colorandola è andata un po' a confondersi con tutti i colori. Una volta asciugato il bianco, come vedete, ho atteso un po' in modo che così il bianco non mi fa diventare grigio il nero. Vado a fare le pupille e qui adesso faccio leggermente la fiammella. Vedete come rimane, che è molto bello l'alone della candela, e appunto poi al centro io posso mettere la fiammella. Anche qui vado a dare un piccolo puntino bianco al centro proprio per dargli un po' di luminosità. Guardate quanto è carino, veramente veloce da realizzare, ma soprattutto veramente di grande effetto. E tante volte magari proprio sui maschietti non abbiamo tante cose da fare sul braccio. Ecco, questo è molto carino perché è un personaggio divertente nella storia, ma non cadiamo magari nella solita principessa. Come dico sempre, è carino, soprattutto nei personaggi dei cartoni animati, creare un bordino bianco in
intorno, ma questo soltanto per farlo risaltare un pochino di più. Quindi vedete l'effetto che è molto 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 carino. E allora nel frattempo che termina il tutorial, se vi è piaciuto questo video mi raccomando lasciateci un bel pollice in su, eccolo qui Lumiere, e poi come dice Lumiere stai con noi, rimanete con noi per tutti i prossimi video tutorial, ce ne saranno veramente veramente tanti. Se volete avere delle, dei dettagli, delle precisazioni sui colori, sui pennelli eccetera, potete mandarci una mail a l'artedi@gmail.com e io e Roberto vi risponderemo il prima possibile, oppure lasciateci un messaggio proprio sotto a questo video. Mi raccomando, diffondete la voce, dobbiamo diventare in tanti perché questo 2021 è veramente ricco di tante novità. Quindi mi raccomando, seguiteci, 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 e per adesso ciao! Un bacio al prossimo tutorial, ciao!